Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo di un grande della storia, di un certo Auguste de La Fontaine, un francese svizzero che girava per tutta l'Europa, toccava i ciechi vedevano, toccava i paralitici camminavano, toccava i sordi sentivano di nuovo, toccava gli infelici e i depressi e i depressi, gli infelici, i disperati tornavano a sorridere, toccava i lebbrosi e i lebbrosi guarivano, eccetera, eccetera, eccetera. Si chiamava Auguste de La Fontaine, figlio di un famoso raccontastorie, un certo Charles de La Fontaine, famosissimo all'epoca, durante l'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento. E fu la prima volta in cui il Vaticano, con Papa Pio IX nel 1847, aprì per la prima volta le porte all'ipnosi, che all'epoca si chiamava magnetismo animale, mesmerismo, da Mesmer, da un medico di Vienna, viennese, Franz Anton Mesmer, che coniò, sdoganò l'ipnosi dalla ciarlataneria, dalla fattucchieria, dalle magie dei borghi e dei sottoborghi. E se tu conosci il francese, perché esiste solo una versione in francese, puoi comprarti il libro di Auguste de La Fontaine, che lo trovi anche su internet, su Amazon, eccetera, Magnetisme Animal di Auguste de La Fontaine, il quale racconta la sua vita, quando fu chiamato dal Vaticano, cosa faceva, i miracoli della mente. Attenzione, l'ipnosi non è né religione né politica. E fu la prima volta in cui Papa Pio IX lo invitò a Napoli nella sua